luce del mondo. Chi mi segue, dice il Signore, non sarà più nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Sono le parole di Cristo. Cristo dice, Gesù dice, il Figlio di Dio dice nel Vangelo, io sono la luce del mondo, io sono il pane della vita, io sono il Salvatore del mondo, io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Dove andrai dopo questa vita terrena? Hai la speranza della vita eterna? Hai la speranza di andare nel regno dei cieli? Qual è la tua speranza dopo la vita terrena? Cari, non vi illudete! Noi siamo di passaggio in questa terra. Noi siamo di passaggio in questo mondo. Che cos'è la vita dell'uomo? La Bibbia dice, tramite il profeta Isaia, dice che la vita dell'uomo è come il fiore del campo. La vita dell'uomo è come l'erba che cresce nei campi ma poi si secca. L'erba appassisce. È così la vita dell'uomo, la nostra vita, cari, siamo qui, è una vita transitoria, è una vita di passaggio. A cosa giova, dice il Signore, parole di Gesù, parole di Dio, a cosa giova se l'uomo guadagna il mondo intero e poi perde l'anima sua? A cosa giova guadagnare i piaceri terreni, le ricchezze del mondo, se poi perdi la tua anima? A cosa serve guadagnare i piaceri terreni, la fama del mondo, se poi perdi la tua anima? Non camminare più nella via larga. Uomo, Dio ti sta dando un santo avvertimento. Ravvedetevi, convertitevi, ritornate a credere in Dio, lasciate la via larga, lasciate la via del peccato, lasciate la via dell'incredulità, dobbiamo pentirci della nostra vecchia vita che abbiamo vissuto nell'incredulità, che abbiamo vissuto nella dimensione, nell'inganno, nel peccato, nella disubbidienza. Cari, il salario del peccato è la morte. Il peccato porta alla morte, dice la Bibbia, nella lettera ai Romani. L'Apostolo Paolo, Gesù Cristo, apostolo del Signore, ispirato dallo Spirito Santo, scrisse queste parole. Vi voglio dire, la Bibbia è la parola ispirata da Dio. La Bibbia non è un libro come tutti gli altri. La Bibbia è la parola di Dio, che ci parla, che ci insegna, che ci illumina. La parola del Signore è l'acqua della vita, la parola del Signore è la luce, la parola del Signore è l'acqua della vita, la parola del Signore è il pane della vita, la parola del Signore è la verità, ed è scritto nella lettera ai Romani, cari, dice così, tutti.
seguivamo.